Ciao a tutti, ben ritrovati. Spero abbiate passato delle belle vacanze. Questa è la terza volta che registro questo video, sto impazzendo, quindi sarebbe dovuto uscire tipo prima di Natale, ma appunto ho avuto dei piccoli problemi tecnici. Volevo però sfruttare un po' questo pallido sole e appunto girare questo video con le letture che mi hanno colpita di più durante il 2015. È un misto di libri che vi posso far vedere e di libri che ho letto o in ebook o che non ho più fisicamente qua. Non so se siano in realtà 11 o 10, beh comunque queste sono le letture che mi hanno colpito di più appunto durante quest'anno. Quindi cominciamo subito. Di cui voglio parlare è L'anno del pensiero magico di Joan Didion. Come sapete l'ho letto recentemente, l'ho letto qualche mese fa, è stato il mio primo approccio con la scrittrice ed è stato un qualcosa di fantastico. È un memoir, se vogliamo, racconta appunto l'anno successivo alla morte improvvisa del marito della Didion. È scritto in modo molto chirurgico, secondo me, perché lei è molto precisa in ogni singolo dettaglio, rimugina molto su quanto successo, va anche però indietro nel tempo, nella storia che possiamo dire lei ha avuto ovviamente insieme a suo marito, ma tratta anche del rapporto che ha con la figlia, perché nel momento in cui il marito muore la figlia è in ospedale, in coma praticamente. È sicuramente una lettura molto difficile dal punto di vista degli argomenti che vengono trattati, è una lettura dura, cruda e non è certamente una storiella, ecco, rilassante, però penso che sia quel genere di letteratura che proprio ci parla nel profondo, raggiunge proprio angoli, diciamo, nella nostra anima che non sapevamo di avere o che non avevamo mai esplorato così a fondo, quindi assolutamente super consigliato. La seconda lettura di cui voglio parlare è Quello che hai amato, che è a cura di Violetta Bellocchio e riprende il tema del sito Abbiamo le prove, appunto sempre curato da lei, e sono 11 storie scritte da 11 donne rispondenti tutte la domanda che cosa hai amato. Quindi si parla di, sono tutte storie vere, quindi è appunto potremmo dire, cioè questo genere che viene definito literary non fiction. Quello che queste donne hanno amato non sono necessariamente persone, possono essere cose, città, e secondo me è un genere che purtroppo è molto sottovalutato in Italia, ma che a me personalmente piace tantissimo, e quindi appena ho visto che questo libro era stato pubblicato sono stata contentissima, perché appunto già seguivo il sito, già seguo e leggo tantissime autrici straniere, diciamo, che si occupano di questo genere, e quindi ve lo consiglio. Sono tutte tra l'altro scrittrici sotto i 40 anni, il che non fa mai male, perché capita di leggere raccolte di racconti, di antologie, e sono tutte persone nate, non lo so, dagli anni 10 fino agli anni 60. I racconti che vi consiglio sono sicuramente quello di Nadia Terranova, quello di Claudio Durastanti e il mio preferito in assoluto, che è quello di Flavia Gasperetti. Il terzo libro di cui voglio parlare invece è una raccolta di racconti ed è Isola Grande, Isola Piccola di Francesca Marciano, che io ho letto in lingua originale perché, come saprete, lei, pur essendo italiana, l'ha scritto in inglese. Ne ho parlato anche sul blog, quindi in ogni caso trovate sotto tutti i link vari, se ho scritto recensioni sul blog o se ho fatto video specifici, trovate tutto sotto come sempre. Qui sono tutte storie che parlano di donne di varie età, varie estrazioni sociali, vari momenti diversi delle loro vite. Come sapete mi affascina molto il concetto della traduzione, quindi il fatto che lei sia italiana e mi abbia scritto in inglese, perché però poi il libro sia stato tradotto in italiano, tra l'altro da Tiziana Loporto, che è bravissima, e mi piace molto il fatto che si possa vedere in un certo senso che questo libro è stato scritto da una persona la cui lingua madre è una lingua romanza, perché la prosa è molto elegante, anche la scelta dei vocaboli. E mi piace molto il fatto che in originale il titolo sia The Other Language, che è anche il primo racconto, che tra l'altro è il mio racconto preferito.
mentre invece in italiano si chiama Isola Grande, Isola Piccola, che non so che numero di racconto sia, comunque è fra i primi, diciamo. È molto interessante, è molto poetico in un certo senso, e secondo me può essere un ottimo approccio se magari non siete abituati a leggere racconti. Proprio perché sono a sé stanti, si può leggere un racconto oggi e uno la settimana prossima, diciamo. E niente, è veramente molto bello, una lettura che sono stata contenta di aver fatto. Successivamente un altro libro di cui vi ho parlato tantissimo, ma di cui non credo esista ancora una traduzione in italiano, penso esista solo in tedesco, è The Art of Asking di Amanda Palmer, di cui ho anche modestamente l'autografo, perché è passata a Londra quando aveva ancora il pancione. Questo è un memoir, se vogliamo, e un manifesto per quanto riguarda appunto l'arte di chiedere e l'arte in generale. Potete vedere la TED Talk che lei ha fatto con lo stesso titolo, che praticamente è questo libro molto 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 condensato, però secondo me è uno di quei casi in cui la versione video da cui nasce poi l'idea per il libro non è altrettanto pregnante, cioè mi è piaciuto molto di più leggere il libro rispetto al vedere il suo discorso, diciamo. Appunto, dicevo, è un misto fra un'autobiografia, perché comunque si parla della sua vita, dei suoi studi, delle sue varie esperienze. Lei, sapete, è un artista, canta, si parla anche della sua storia con il Gaiman. Ci sono tantissime anche fotografie dentro, testi di canzoni e c'è appunto la sua idea per quanto riguarda l'arte di chiedere. Come saprete, lei è diventata improvvisamente molto molto famosa nel momento in cui ha creato questa campagna su Kickstarter per poter produrre e registrare un disco, ed ha avuto un successo incredibile, e da lì è nata un po' questa idea del non appoggiarsi più a case discografiche, ma fare tutto grazie all'appoggio dei propri sostenitori. Infatti lei adesso ha anche un profilo Patreon, eccetera. Secondo me è una lettura molto interessante, proprio nel momento in cui anche a livello di creatori qua su YouTube o su altri siti si parla molto dell'aspetto soldi. È anche un argomento di cui vi ho parlato, non mi ricordo in quale newsletter, comunque se mi ricordo sotto vi metto il link dell'articolo appunto che vi avevo linkato in newsletter, dove appunto delle youtuber parlavano della questione soldi e del fatto che avere tanti numeri non significa necessariamente essere anche ricchi. Secondo me appunto è una discussione molto interessante. Un altro libro di cui voglio parlare, che non ho perché ho letto in ebook, e userò ora dei DVD di Harry Potter per avere qualcosa in mano, è Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che come saprete è anche questo una pietra miliare della letteratura, ma è anche una pietra miliare per quanto riguarda, se vogliamo, il femminismo, anche se Virginia Woolf non si definiva politicamente tale. È incredibile quanto sia attuale, è incredibile nel senso che è triste che dopo tutti questi anni noi donne ancora dobbiamo affrontare le stesse problematiche, e però è una lettura estremamente semplice, non è un saggio di difficile lettura, perciò secondo me è veramente adatto a tutti, un po' come dovremmo tutti essere femministi di Chimamanda Ngozi Adichie, anche quello diciamo è sulla stessa linea in un certo senso. Successivamente vi volevo parlare di un altro classico, già che ci siamo, e che è dalla parte di Swann di Proust, che è il primo volume nella famosa Recherche, e che ho letto appunto l'anno scorso in questo periodo, in ebook perché sì, chiaramente era più facile. È sicuramente una lettura che cambia il modo in cui si legge. Io penso che con tutti i classici di quella mole, anche se il primo volume ha quella lunghezza di un libro normale, ecco, però per il modo in cui è scritto, molto verboso, con queste frasi lunghissime, e dove magari in tutte queste pagine e pagine di frasi lunghissime non succede effettivamente granché a livello di trama,
per forza di cose cambia il modo in cui si legge. Io trovo che dopo aver letto questo, come dopo aver letto l'Ulisse di Joyce, il mio modo di leggere si fa molto più attento, riesco a ad essere appunto più attenta, a capire più in profondità le cose. È veramente un allenamento mentale, oltre che ad essere un allenamento anche in generale, non so come dire. Leggere classici di questo genere ti apre proprio la mente, ti fa vedere l'esperienza umana in tutti i suoi dettagli, ti fa anche capire che appunto l'esperienza umana è universale e non cambia nel corso dei secoli. Passiamo a un altro libro però cartaceo, così cambiamo un po' genere, e è un libro che è stato recentemente ripubblicato in italiano ed è Volti nella folla di Valeria Luiselli, che appunto io ho letto in inglese. In italiano dovrebbe essere pubblicato da La Nuova Frontiera. Ve ne ho già parlato anche di questo, è un libro che è scritto per paragrafi separati da postelline ed è in un certo senso una storia nella storia, perché la protagonista, che è anche la scrittrice del romanzo fittizio diciamo, ci parla della sua vita quando abitava a New York, invece al momento in cui scrive è tornata in Messico, è sposata e ha due bambini. È un romanzo molto onirico secondo me. Inizialmente, pur essendo strutturato in questo modo particolare, è molto tradizionale, cioè racconta appunto la sua esperienza facendo avanti e indietro fra quello che era il suo periodo newyorkese e quella che è la sua vita attuale. Poi man mano che si va avanti, con il fatto che il marito legge senza chiederle il permesso quello che lei sta scrivendo, lei comincia a spaziare sempre di più e il confine fra quello che è autobiografico e quello che è invece appunto inventato diventa sempre più labile ed è sempre più difficile capire. È un romanzo ricco anche di riferimenti letterari e appunto è molto letterario anche di suo, non so come dire. È sicuramente molto interessante, molto bello, una storia che coinvolge e che si vuole sapere come va avanti, anche se non succede niente di grandioso, ecco. Però ecco, se non avete mai letto Valeria Luiselli, io gli darei una chance, visto che poi appunto che è stato appena ripubblicato, quindi dovrebbe essere più facile da reperire. So che fino a un po' di tempo fa non era così facile metterci su le mani, quindi dategli una chance. Per parlare sempre di un'altra scrittrice che ho letto per la prima volta quest'anno, passiamo a Chi ti credi di essere, di Alice Munro, che è una raccolta di racconti un po' particolare, nel senso che tutti i racconti comunque sono incentrati intorno a un singolo personaggio, a Rose, mi sembra si chiamasse, insomma una donna, che noi vediamo da bambina, da adolescente, da adulta, in vari momenti appunto della sua vita. Io non so come faccia questa scrittrice ad essere così brava pur raccontando l'ordinario, perché la vita di Rose è una vita, potrebbe essere la mia vita, potrebbe essere la vita di un'altra persona normale, eppure tramite la prosa della scrittrice diventa un qualcosa di straordinario. Penso che sia un'abilità incredibile quella di rendere interessante, di rendere universale, letteraria anche la vita più semplice. Non so veramente come faccia. È una raccolta di racconti appunto particolare, nel senso che se magari anche qui se non siete abituati a leggere racconti o se vi spaventa un po' il genere, questo può essere un buon inizio, un po' come Sofia si veste sempre di nero di Paolo Cognetti, perché è quasi come se fosse un romanzo, considerando che la protagonista è sempre la stessa e che quindi si ritorna sempre a lei. Il prossimo libro di cui voglio parlare, di questo ve ne ho parlato penso in tutte le salse, non ne potrete più, quindi praticamente lo cito e basta, è L'estate del cane bambino di Laura Toffanello e Mario Pistacchio. Come sapete era stato candidato, diciamo, era nella lista lunga del premio Strega. E niente, leggetelo, non vi dico altro, leggetelo, è molto bello, è stupendo, fatevi un favore e leggete L'estate del cane bambino, assolutamente.
Adesso direi che non so se sono al decimo o all'undicesimo, però siamo agli ultimi due. Uno ve lo cito perché anche se l'ho letto a cavallo fra il 2014 e il 2015, è sicuramente stata una lettura a cui ho ripensato molto e quindi per il ruolo che ha svolto, diciamo, nella mia testa, vi parlo dell'ultimo DVD, prometto, del Cerchio di Dave Eggers, che come saprete è un romanzo distopico ambientato in un futuro non troppo lontano. The Circle altro non è che una specie di Facebook, Twitter, Google tutto insieme, ed è un'indagine, diciamo, da parte di Eggers su quelli che sono i rischi della tecnologia e del non pensare in maniera critica nel momento in cui questi giganti tech cercano in un certo senso di controllare le nostre vite. Ovviamente, essendo un romanzo, essendo dei Eggers abbastanza contrario, se non si era capito, al mondo dei social network, le conseguenze sono abbastanza drastiche, però secondo me è molto interessante e per essere una persona che non li usa, secondo me li ha capiti molto bene. E infine vi volevo citare l'unico, direi, libro che non so se sia stato effettivamente venduto come Young Adult, non lo so. Comunque è Stazione 11, che è uscito da poco, credo, per Bompiani. Ve ne ho parlato in un video a sé stante perché è un romanzo che mi è piaciuto veramente tanto, anche questo è distopico, però di tutt'altro genere. Diciamo che è sicuramente una di quelle letture che possono fare al caso vostro se siete un attimo in crisi, magari non riuscite a trovare niente che vi prenda. Questo è un romanzo sicuramente avvincente che vi fa venire voglia di leggere. È ambientato appunto nel futuro dove, cioè nel futuro, in quello che potrebbe anche essere il nostro futuro prossimo, nel momento in cui questa influenza uccide il 90% della popolazione terrestre e noi seguiamo le vite di alcuni di questi sopravvissuti. Alcuni hanno fondato questa compagnia teatrale itinerante, quindi si parla molto di Shakespeare. Non è alta letteratura, però secondo me è proprio uno di quei romanzi godibili, che però al tempo stesso fanno ragionare in un certo senso su cosa potrebbe accadere nel nostro futuro e come si può reagire, come le persone possono reagire di fronte a una situazione di questo genere. Niente, direi che basta, vi ho ammorbato abbastanza. Come sempre, sotto trovate tutti i link, riferimenti vari, cose che ho citato. Trovate anche, se, come al solito, il link alla mia newsletter che vi arriva ogni lunedì mattina con tutti gli articoli che leggo durante la settimana, di solito anche pezzi che non riguardano necessariamente la letteratura e i libri. E noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere quali sono state le vostre letture top del 2015 e cosa vi riproponete di leggere nel 2016 e basta. Ciao!